Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo Wikivlog. Sarà un Wikivlog molto, moltissimo particolare. Io sto per partire, adesso vado a Roma e sto tutta la settimana a Roma. Luca ovviamente resta qua per stare a casa con i cani, io invece vado a Roma perché, l'avete letto dal titolo tanto credo, perché Silvano la scorsa settimana ci ha fatto uno scherzetto! Poi dopo lo vedrete, sta bene, non, cioè, adesso è tutto a posto, ma ha ben pensato di farsi venire un infarto. E non quando dici, oh, mi hai fatto venire un infarto. No, no, gli è proprio venuto un infarto. E quindi niente, lui adesso sta in ospedale, ma domani lo dimettono, quindi io vado a Roma per non lasciarlo da solo, perché ovviamente Caterina sta ancora in clinica per la terapia per il ginocchio. Caterina sta bene. A parte la preoccupazione per Silvano, ma ok, Caterina sta bene, però c'ha ancora dei giorni di riabilitazione, quindi ho deciso di andare io a casa in modo che Silvano non stia da solo. Nonostante sta bene, è tutto a posto, non è successo niente di troppo grave, però insomma non voglio che stia da solo a casa, quindi io adesso, oggi è domenica chiaramente, adesso faccio la valigia. E vado a Roma. Stasera vado a Roma, così domani mattina quando esce dall'ospedale io sto già a casa. E niente, ci ha fatto sto scherzetto il sor Silvano, così non ci aspettavamo. Non è la prima volta. No, vabbè, era successo tanto tanto tempo fa, tipo 20 anni fa, però poi sempre controllato, sempre stato bene. Invece a quanto pare sono cose che capitano. Ovviamente sempre a noi e sempre nel momento meno opportuno. Però sono cose che capitano. Comunque, veramente adesso sta bene, dopo ve lo faccio vedere, cioè dopo, domani, ma per voi dopo, ve lo faccio vedere, è tutto a posto. Quindi io questo sarà un Wikivlog un po' particolare perché non sarò a casa, ovviamente, e quindi si scombussola un po' questa settimana, ma va bene, l'importante è che sia andato tutto bene, che Silvano stia bene e che è tutto a posto, insomma, quindi andremo anche a trovare Caterina sti giorni, tanto sto là e niente. Quindi adesso devo fare la valigia e poi c'ho il treno alle 6 per arrivare stasera a Roma. Poi viene a prendere Loris e vado a casa. Vedete? Io non vi ho raccontato niente nello scorso Wikivlog perché volevo fare un Wikivlog dove ve lo raccontavo, ma vi facevo anche vedere Silvano che sta bene perché so che comunque vi preoccuperete. Ma veramente sta bene. È in forma, è in salute, per fortuna si è accorto da solo e in tempo quello che gli stava succedendo e quindi non è successo niente di troppo grave. Comunque sta bene, veramente. Per questo non ho detto niente, però la scorsa settimana è stata una settimana un po'. Perché non sei andata subito? Non sono andata subito perché lui era ricoverato in ospedale in terapia intensiva e te facevano entrare, quindi io sarei andata a Roma per sorvegliare la casa vuota. Perché non potevo entrare, tra l'altro in ospedale si poteva entrare solo mezz'ora e c'è andata sempre sua figlia, quindi sarebbe stato inutile andare a Roma a guardare una casa vuota, mentre invece adesso questa settimana è utile che io sia a casa perché così non sta da solo appena uscito dall'ospedale. Siamo più rilassati, no? Quando lo vedrò sarò più rilassata, però nel frattempo è andato tutto bene, quindi. Adesso faccio la valigia, credo che questa giornata l'avrete già vista perché farò un vlog a parte del viaggio e magari lo faccio oggi e domani, tipo domenica e lunedì, così almeno vi faccio uscire subito il video anche per capire perché diamine sto a Roma, e, perché se, ci saranno tutti video diversi sta settimana chiaramente perché non ero preparata a questi eventi di questi giorni, quindi. C'ho qualche video registrato a casa che vedrete sta settimana, però vabbè, so, non lo so cosa succede, non lo so, raga. Work in progress. Comunque vado a fare la valigia, ma lo avrete già visto nel vlog che vi avrò messo. Allora, per pranzo ho fatto la lasagna con il ragù della Mutti, quello finto, il ragù vegetale. Ragù! Cioè, se non te l'avessi detto, avresti capito? Ma a parte che lo stavo mangiando io. No, tra l'altro raga, mangio sempre così tipo. Non Vabbè, ma che noi mangiamo sul divano, qual è so il perché sto mangiando problema? così oggi. Cioè, è inquietante, è buonissimo. Chissà se è buonissimo perché ci ho fatto la lasagna e se lo mangi con le tagliatelle poi non è così buono.
Dobbiamo ricomprarlo. Comunque è buonissimo. Approfittiamo della domenica d'estate, perché è una domenica d'estate assolutamente, per farci una passeggiata al Percorso Verde prima che parto per Roma. Quindi passeggiatina amorosa. Sembra che sta andando in guerra, raga. Vabbè, però sono mi dispiace. Una settimana che dici parto, ma parto. Mi mancano i cagnolini, io mi immagino veramente gli americani, mi immagino un Marines che parte davvero. Cioè. Vabbè, ma io mica faccio il Marines nella vita. Capito, ma ne aspetta una cosa. È un'esperienza. Fa 5 giorni, andiamo. Vabbè. Ci stanno un sacco di pesci, ma poi giganti. Guarda quanto sono grossi. Porca miseria. Qui ci sono le papere, le tartarughe. Sono grossi questi pesci. Sono enormi. Mio marito ha trovato delle persone che corrono dietro a un pallone. E quindi non ci bastava quelli che stanno in televisione. Ma ora ci fermeremo sotto lo schioppo del sole a vedere Perugia non so cosa che gioca. Evviva! Sembra uno di quei vecchietti che guardano i cantieri. Guardatelo. Mi mette anche le mani dietro la schiena. Io mi sono seduta qua, all'ombra. E lì l'anziano guarda la partita. Se mette le braccia dietro la schiena, muoio. Cioè, è incredibile. Ma anche i vostri mariti fanno così. Cioè, se vede una palla che rotola, lui lo guarda. Comunque, cioè... Intanto guarda, è incredibile sta cosa, c'è un'attrazione proprio. Boh. Comunque salto qui e lì perché in realtà sto registrando un vlog che avete già visto per farvi capire tutta la cosa di Silvano e tutto quanto, il fatto che sto a Roma, il viaggio, bla bla bla. Ma nel frattempo c'è anche il Wikivlog, niente, adesso io sto aspettando ancora Silvano. Perché lo fanno uscire dopo pranzo, quindi nel pomeriggio. E poi torna a casa, io nel frattempo ho ordinato la spesa online, quindi mi portano la spesa tra le 3 e le 5, ma ho già fatto lo svuota la spesa, perché voglio dire che non vamo a svuota la spesa, e beh, e quindi già avete visto lo svuota la spesa online di Roma. Mo mi sto a preparare un po' il pranzo, e niente, poi tanto mo oggi sto a vloggare a parte, poi domani farà tutto parte del Wikivlog. E... Boh, comunque l'ho sentito Silvano, sembra stare abbastanza bene. Ci convince questa cosa del prendere l'autobus a Roma? Non lo so. In teoria dovrebbe passare, doveva passare un minuto fa. Sono passati altri 2 autobus, ma non quello che mi serve a me. Quindi passerà? Non lo so. Vabbè, prima o poi passerà, spero. Vabbè, aspetto l'autobus per andare da Caterina, comunque prima o poi arriverò. Vi devo dire, pensavo peggio, ci ho messo poco. È passato alla fine all'orario giusto. Adesso faccio un pezzetto a piedi e vado da Caterina. Ti è beccate questa Caterina deambulante. Eh? Sei in formissima, Caterina. Una gamba? Vabbè, non esageriamo un'altra però, gamba? Sei pronta? Wow! Ciao! Ciao Caterina! Lei sta bene comunque. A parte pure Silvano sta bene, eh. Cioè, ci ammazzano. Tranquillo. Ci hanno provato a farci fuori, ma. Non ci sono riusciti. Perché l'erba cattiva non muore mai. Come diceva mia madre, guardate gli diti storti. Così. Molto bene. Quindi, lei sta bene? Silvano sta bene? Io devo tornare a casa a piedi. Io non sto bene. Sto andando a prendere l'autobus e questa era la mia scuola. Ho scoperto che gli hanno cambiato nome. Nel senso che quando ci andavo io si chiamava Villoresi, che era un generale morto in un attentato, mi pare, che era poi il marito della preside. Considerate che la preside quando andavo a scuola io c'aveva già tipo 80 anni e quindi non credo che sia ancora viva. Però questa era la scuola, lei ci lavorava e prendeva il nome dal marito. E invece adesso si chiama Nelson Mandela. Ma si può cambiare così il nome alle scuole? Cioè Villoresi non è più importante? Non ho capito. Boh, vabbè, niente, adesso vado a prendere l'autobus che dovrebbe passare tra poco. Sto aspettando l'autobus da mezz'ora ormai. No, 20 minuti. E
non è mai passato quello che doveva passare, a sto punto passerà tra altri 20 minuti? Non lo so, non lo so, no, poi 20, ormai ne mancheranno altri 10, vabbè, insomma, non me ne è passata la startata la corsa. Bella Roma, oh. Comodo abita Roma, bello. Roma è chiaramente una città a misura di pedone, però solo se c'hai un piede solo, perché se ce n'hai due non c'entri. Complimenti, Comune di Roma, complimenti. Per non parlare di quanto tempo ho aspettato l'autobus che non è mai passato, cioè è passato tipo dopo un'ora. Ma va bene, tutto a posto, sono quasi arrivata, pure. Silvano, ringrazia che qui tutti quanti si sono preoccupati. Grazie, grazie tanto del pensiero. Adesso sto bene, sto. Poi aspettiamo pure Caterina torna a casa. Sì, questo non sta fermo un attimo. Non so più come farlo, sta fermo. Vuole uscire, vuole fare cose. Devi sta fermo, devi sta. Piano piano. Piano piano. Ha fatto pure la lavatrice. Cioè, sono uscito per un'altra Caterina, sono tornata e ho fatto la lavatrice. Te devi riposare. Mica ho fatto io la lavatrice. Ho capito, ma io che sono venuta a fare. Vabbè. Devi riposare. No, sì, sei venuta anche per andare da mamma Caterina. Sì, avete visto pure Caterina, sta bene, ormai cammina senza stampella, Sì, ha detto. Va come in treno, va. Sì, ma è che non sa dove va, perché sai quante volte questo, inciampa? Questo è perché è diventata come nonna Giovanna, è un altro discorso, è un'altra cosa. Ieri ha appoggiato la stampella sul letto e ci ha inciampato, perciò... Sì, questo è perché è diventata nonna Giovanna. Tra l'altro, se la vedi, si sta trasformando sempre di più. Sì, sempre più. Diciamo, c'è una foto di nonna Giovanna, sì, è uguale. Sì, uguale. Se si mette gli occhiali rossi, quelli rossi è uguale a nonna Giovanna. Uguale. Vabbè, insomma, si sono preoccupati tutti, ti hanno fatto tutti... hanno scritto tutti un sacco di bei messaggi. Ciao! Stavo dimenticando. Siamo Lellino. Se non vi faccio vedere dove vengo a cena, sto a cena a Roma e vi faccio vedere Lellino, ho preso una carbonarina leggera, sta leggeri e io per sta leggera a bella cacio e pepe. Bene. Siamo al centro commerciale, tada, guardate chi c'è, non so se ve la ricordate, siamo già andati a fare shopping da Primark, vogliamo entrare a Maison du Monde? Cioè è pieno di roba di Natale, ma noi siamo in canottiera. Questa cosa non è molto normale. Cioè, è Natale. Natale è fuori 30 gradi. E c'è del Natale nascosto ancora, E qui possiamo sbirciare. Stiamo entrando da Miniso. Non comprerò niente. Niente. Oh, no. Non compro niente. Va bene? Forse. La merenda dei campioni. Sta zozzeria mia, chiaramente, Lei è tipo super sana. Mangiare patatine col milkshake alla fragola. Mia utilità qui. Silvano ha preparato la cena. Cioè, cosa sto facendo qui? Non fa niente. Ho fatto la spesa però. Mentre stavo con Mariella, sono andata al Conad a fare la spesa. Quindi il frigo è pieno, Silvano ho sistemato e io la mia utilità è terminata. Buon appetito, Silvano ha preparato la cena, cioè sono tornata, c'era la cena pronta, si è fatto il sughetto col pomodoro, gnocchettino, vabbè, non so. Comunque, mollavo i piatti, vi volevo far vedere che oggi ho fatto un po' di spesa per Silvano, perché così io domani torno a casa, venerdì vado a lavorare, però gli ho lasciato il frigo bello pieno. Allora, io ho preso sta rughetta che la voleva, già l'altra volta, un po' di prosciutto cotto, poi ho trovato... queste cose pronte che almeno non deve cucinare e in 3 minuti è pronto, e questa è una zuppa di lenticchie, poi gli ho preso zuppa alla toscana, zuppa contadina e poi vabbè, qui c'è il latte, insomma niente di che, vabbè, frutta e verdura, gli ho ripreso anche un po' di pere, banane e uva. E ho preso, stanno dentro al mobile di là, dei piatti pronti che sono una novità. Tra l'altro poi li assaggeremo anche in un video novità che arriva la settimana prossima, perché oggi a Conad ho trovato altre novità, quindi faremo un altro video novità con Luca. E per ovvie ragioni non possiamo farlo con Silvano e Caterina. E, ho preso questi piatti pronti che praticamente sono delle polpette, sono tutti vegetali, delle polpette vegetali con il sugo, con il contorno di bulgur, di riso, e quelli si conservano fuori frigo, quindi hanno una scadenza lunga
e quando lo vuoi lo giri, lo metti o nel microonde o nella padella e sono pronti. Quindi gli lascio anche quelli, così almeno c'ha da mangiare, assolutamente, vabbè, ma c'era da mangiare, eh. Però così sono cose pratiche, non si deve mettere a cucinare, a sporcaffa. Nonostante io oggi sono uscita e quando sono tornata lui aveva fatto il sugo, aveva fatto i gnocchi e le carote e le patate bollite. Sono utile? Non credo, assolutamente, però adesso gli lavo i piatti e basta, cioè sto qua, se no che sto fa. E niente, mi sono già fatta la valigia più o meno, non ci entra proprio tutto, devo vedere se Caterina c'ha uno zaino per non portarmi la borsa a tracolla. E cioè, nel senso, per mettere solo la borsetta piccola col portafoglio e portare il resto della roba nello zaino, che se mi aprono lo zaino cosa si rubano? Le scarpe? Non credo. E però almeno è più comodo per trasportarmi la roba. E basta, fatemi lavare i piatti. Silvano, io parto. Ciao. Mi raccomando, non te fa venire altri infarti, non te fa venire niente, stai bene, mangia poco soprattutto. Quello sempre. Sì, certo. Guarda qua. Figurino. C'è un figurino. Mi raccomando, Silvano, te fa venire niente, eh? Ok, tranquilla. Però che devi fare, eh? Non ci fa sta un pensiero. Va bene. Saluta. Ok. Ciao. Eccoci. Ciao, follower. Questa sta bene, eh? Ciao, follower. Cammina da sola ormai. Ciao, follower. Io vado a prendere il treno. Poi vi mando, ma quando riesco, quando esco da qui, vi mando. Brava. Mandati un video. Ciao. Quando esci. Ciao, Caterina. Ciao. Sono a Termini, c'è un casino. Però mi sto bevendo questo, ce l'ho fatto a prenderlo, incredibile, non ci posso credere. Assaggio live. Buonissimo, super speziato, Luca lo odierebbe. Ma soprattutto fresco, perché fa un caldo, cioè più di tutti i giorni che sono stata a Roma. E non è finita, perché sicuramente il treno sarà al binario 2 est, anzi in cammino. Il viaggio nel viaggio, arrivare al binario 2 est, il viaggio nel viaggio, vogliono tipo un quarto d'ora, 10 minuti a passo sostenuto. Oh mio Dio, fa caldissimo, però sono assolutamente in tempo, ho fatto in tempo anche a prendermi un McToast e il pumpkin spice frappuccino, quindi mi è andata di lusso stavolta. Ah, è estate, cioè quando sono venuta st'estate faceva lo stesso caldo, vorrei avere dei pantaloncini corti. No, è il 20, cioè andiamo venerdì e torniamo venerdì, credo che sia venerdì. Tu perché hai problemi a viaggiare di notte? Ho cambiato treno, finalmente. Finalmente. Cioè, sono arrivata in Foligno, ma Foligno c'è il cambio, vario a Perugia. Cioè, sul treno davanti a me si è seduta una signora che per tutto il viaggio o ha parlato al telefono urlando con il viva voce oppure ha guardato, credo, TikTok o i reel di Instagram, non lo so, ma sapete quando scorrono tipo i pezzi di programmi TV a tutto volume. Cioè, perché? Perché? Poi mi sono messa le cuffie e questa a tutto volume, cioè io con le cuffie a tutto volume continuavo a sentire lei, immaginate il resto del treno. E poi parlava al telefono col viva voce. Tra l'altro una signora che è veramente epica, cioè quelle super appariscenti, e continuò a dire: la prossima settimana a Roma c'è la festa del cinema, se volete venire con me ho degli inviti, partiamo. Tipo vive tipo, da quello che ho capito, sul mare, no? Tipo dalle parti del Senigallia, cose così. E continuò a parlare, cioè avrà fatto 100 telefonate e avrà visto 100 TikTok. Dio. Però per fortuna adesso su questo treno sono sola, cioè in questo vagone sono sola, ci sono solo io. E adesso tra 6 minuti parte, tra più o meno 50 minuti, 45 minuti sto a casa. Ah, non vedo l'ora. Sono tornata dal mio Bruce! Ciao! Saluta Bruce! Ciao! Anche Bruce aveva bisogno di Bruce. Vero, più di Silvano comunque, cioè nel senso che Silvano assolutamente non aveva bisogno di me, proprio zero.
Dice Bruce aveva bisogno di Bruce. Vero. Sì. Sono tornata. Yeee! Stiamo mangiando, lui pollo al curry, io fake pollo alla salsa di soia. E vabbè. I cani, allora, Billy manco mi ha salutato. Cioè, ancora adesso non mi ha ancora salutato. Babbi e Matilde continuo a guardare sì. I miei Billy, sempre. Babbi e Matilde sì, Billy proprio non mi ha manco guardato. Vabbè, carino, molto carino. Ma è venuto un flash e sono andata a cercare su YouTube. Ve lo ricordate il gioco dell'oca? Quanto era bello sto programma, perché non lo fanno più? Cioè, guarda quanto era bello, quanto era fatto bene, quanto era tipo avanti. Che c'era il tabellone e i giocatori si muovevano come pedine sul tabellone e ogni casella succedeva qualcosa. No, era troppo bello, ve lo ricordate? Vi prego, scrivetelo nei commenti se ve lo ricordate. Luca non so ricorda. Io sì, benissimo. C'era il palo, eccolo, te lo ricordi? Che tu arrivavi a quella casella dove vi scende. Ma bellissimo. Buongiorno, quanto tempo. Sto andando a lavorare perché alla fine sono tornata così. Oggi vado anche al lavoro. E niente, è buio. È molto buio. La settimana scorsa non era buio. E vabbè, andiamo incontro all'inverno con le temperature dell'estate. Cioè, stamattina è freschino, però tanto lo so che quando esco poi fa caldo. Infatti sotto sono vestita molto leggera. Vabbè, vado al lavoro. Allora, update. Vabbè, sono tornata a casa, ho fatto un video con Luca, un po' di cose. E adesso vi faccio vedere che cosa mi ha portato una di voi. E cioè, grazie, grazie come al solito. E vi faccio vedere, ce l'ho qui nella borsa, tutte le cosine che mi ha portato una di voi. Io vi amo. Quando fate così, cioè io vi amo a prescindere, però chiaramente c'è il bigliettino con scritto da consumarsi con moderazione. Veramente, sei eccezionale. Allora, cioè, raga, guardate. Cioccolato, arancia e cannella. Questo alla vaniglia. A parte quanto sono belle queste cioccolate, cioè. Alla rosa. E poi, eccolo, al pepe rosa. Cioè, cioccolato al pepe rosa. Deve essere buonissimo. Ma soprattutto io ho una grande passione per le cioccolate calde. E Luca di solito me le prepara anche, perché vabbè, Luca lavorava al bar, quindi è anche piuttosto bravo a preparare le cioccolate calde. E lei mi ha mandato classica con cannella, bianca con vaniglia. Madonna, questa deve essere buonissima. Classica. Classica miscela china. Che non so cosa vuol dire, ma deve essere buonissimo. Non so se è Cina o China, non lo so, ma l'assaggeremo. Classica meringa con nocciole. Cioè, oddio! E classica allo zenzero. E in più c'era anche questo, che è un sacchetto di tè alla pesca, che deve essere buonissimo. Allora, grazie Rosanna, come al solito. E sei sempre un amore, assolutamente. E niente, vabbè, io al solito resto senza parole, però resto con tanta cioccolata calda e spero che veramente la settimana prossima venga un po' di freddo, come dicono, perché così mi posso mettere sul mio bel divanino a sorseggiare cioccolata calda, come è giusto che sia in questo periodo. Adesso ovviamente non la farò, non la assaggerò, perché no, raga, cioè, fa troppo caldo. Però vi voglio far vedere altri update. Praticamente prima, quando siamo tornati a casa, ci siamo messi di qua e abbiamo tolto la piscina. Piscina che quest'anno non abbiamo neanche aperto, non abbiamo usato, ma era rimasta qua dall'anno scorso. E finalmente oggi l'abbiamo tolta, quindi ci siamo riappropriati di un pezzo di giardino. E la gallina, update sulla gallina, sta ancora covando, mi ha detto Donatella anche questa settimana che io non ci sono stata. Tra l'altro noto con piacere che Clito ha tolto tutto il campo delle zucche, quindi ha raccolto tutte le zucche, ce n'era una grande tipo così. E quindi la settimana prossima, se viene il freschetto, ci cominciamo a mangiare anche vellutate di zucca. Quindi la gallina sta ancora covando, in teoria lunedì dovrebbero cominciare a schiudersi le uova, se il gallo ha funzionato.
non lo sappiamo. Quindi sul Wikivlog della settimana prossima, o comunque in un video della settimana prossima, vi darò degli aggiornamenti sulla gallina e sui pulcini. Cioè, se nascono i pulcini, una cosa fuori di testa! Io non ci posso credere, sono gasatissima di sta cosa. Comunque, ve faccio sapere, perché non lo sappiamo, ma il tempo sappiate che scade lunedì. Salto temporale a sabato sera. Sono in un letto che non è il letto di casa mia, ma dove siamo lo vedrete nel vlog, penso ve lo metto subito domani, insomma. È che abbiamo fatto una cosa un po' matta. Abbiamo fatto una cosa matta e inaspettata e quindi, vabbè, vedrete tutto nel vlog di domani. E quindi da questo Wikivlog è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!